2 settimane fa ho seminato delle calendule e delle zinnie in questa aiuola. Adesso sono appena spuntate le foglioline. Vedremo un pochino cosa succede. Dopo quasi un mese, le piantine nell'aiuola stanno crescendo. Allora, quello era Barbaro che diventerà bello grande, e farà da sfondo a questo sasso. E poi qui ci sono le zinnie, vedete che sono cresciute bene. Adesso voleranno, anche piovuto, perciò è quasi un concime per le piante la pioggia, e veramente faranno una bella crescita veloce. Poi niente, queste piantine le avevo già messe prima. Devo solo aspettare, insomma, che crescano. Ne ho messa qualcuna anche qui. Queste sono calendule invece. Prima volta che le pianto le calendule, vediamo un po' come sono. Questa invece è l'elicriso. L'elicriso è una pianta che si può usare anche in cucina, ha anche delle sue proprietà benefiche, magari ve ne parlerò. Io questa la uso nello spinacino di vitello. Ci sono due tipi di lavanda diversi tra di loro. Veramente pensavo fossero tutte e due così, e che l'altra fosse solo da. Cioè, dovesse solo sbocciare, e invece, beh, quella non è che mi piace molto, questa mi piace già un po' di più. Quando le ho portate a casa, però, è arrivata un'ape. Voi direte: un'ape solo? Sì, solo un'ape. Ho visto solo un'ape quest'anno in giardino, e poi è cresciuta una bella girandola.